E buonasera a tutti. Buonasera caro Stefano, buon lunedì sera a tutti i nostri radioascoltatori con una nuova, siamo in diretta con una nuova puntata di Attese Distratte. E come promesso, una puntatona, ma puntatona di quelle belle belle questa sera. Perché intanto ve lo voglio presentare subito perché è un nostro ormai caro amico. Lui è Vincenzo Palombo. Buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti gli ascoltatori, anzi direi i telespettatori a questo Spettatori, ormai ci siamo evoluti, Vincenzo, ci siamo evoluti. punto. Sì, complimenti innanzitutto per questa evoluzione. Grazie. Beh, intanto voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori quindi che siamo in diretta su tutti gli streaming, quindi ReteTop95.it, radio-veneziasound.it, sulle frequenze FM di Radio Venezia Sound 100.300, 100.400, nonché la diretta video di Mixcloud, che a breve pubblicherò anche. Molti già conoscono il link, ma sulle nostre pagine Facebook troverete tutto e se volete potete ascoltarci anche da tutti i dispositivi Google Alexa. Quindi se volete scriverci in diretta potete farlo tranquillamente dalle nostre pagine, potete anche scriverci al 333-878-6429. E voglio anche ricordare che il nostro Vincenzo ha già avuto modo di essere ospite con noi un po' di tempo fa. È stata una serata stupenda, eravate anche un po' di più, quindi eravate un po' di più del gruppo e ci siamo divertiti da matti quella sera, abbiamo riso tanto e questa sera sarà sicuramente la stessa cosa. Speriamo di essere nell'altezza, dai. Ma conoscendoti. Vabbè, poi dipende anche da te, eh? Cioè, se mi dai manforte, Ah insomma, sì, vedi. ma io sono qua, mi piace, mi diverto. Poi sai che io seguo sempre su Facebook anche i post che tu pubblichi, molto filosofici. Ah, sì? Certo, io ci tengo, mi piacciono, mi piace leggere quello che scrivi. Allora c'è ancora speranza, dai. Sì, ma soprattutto perché sono anche molto ironici, no? Quindi è quello che mi piace. Poi come del resto, no? C'è questa ironia che aleggia un po', nel gruppo e in quelle che sono anche le vostre canzoni. Ma già il fatto, allora, ricordiamo, tu sei voce del gruppo I Plebei. E già no, dire I Plebei è un nome, è un programma. Sì, è vero, è vero. Quindi. Devo dire però che esistevano già dei plebei, mi sembra un gruppo degli anni 50-60, mi sembra. Poi però loro si sono sciolti, ma noi andiamo avanti imperterriti. Eh beh, ma voi siete anche un bel po', insomma, che siete sulla cresta dell'onda. Saranno 22-23 anni, se non di più. Sì, se non sbaglio, no, 96 circa. Adesso andrò. Era un po', però sì, ufficialmente 96, sì. Ecco, vedi che allora mi ricordo bene le cose. Hai studiato, secondo me. Ho studiato bene. Scusa, cioè devo studiare, nella vita bisogna continuare a studiare qua perché mi sa che i tempi Sì, la bravo. vedo dura con i tempi che corrono. Molto dura, molto, molto. Abbiamo perso un po', come si dice, senza lo studio abbiamo perso un po' di verve, no? E bisogna insomma far capire invece che c'è bisogno, tanto bisogno. E sono d'accordo con te al 100%. Adesso, che cos'è che ne pensa Stefano, per esempio? Colui che non si vede, colui che non Colui si che non vede. si Colui che non si vede. vede, sono qui. Intanto, buonasera a tutti. Cosa vuoi che ne pensa? La penso come voi, è durissima, è durissima. Nella mia lunga esperienza lavorativa, ormai 32 anni, comunque è durissima. Considerando che sono 32 anni di telecomunicazioni per Sì. me. Ah. Possiamo dire allora che siamo tutti d'accordo, no? Sì, Sì, esatto. direi di sì. Io non ci ho capito mai niente di telecomunicazioni, ma ci capirò niente, nemmeno so usare un mixer, quindi figurati, anche se ci metto tutto l'impegno del mondo. Ma perché ti obbligano a usare il mixer?
No, è che vorrei provare a farlo. Ogni tanto tento quando siamo insieme. È che vede, sai, vede tutti questi bottoncini colorati. Ogni tanto vorrebbe, no? E io gli dico, prova, no? Tanto cosa vuoi che succeda? Non vuole. No, è che io ci provo addirittura quando devo inserire, no, la pubblicità al computer, eccetera, è che comincio a far confusione. Una volta ho sbagliato, ho fatto andare avanti il programma, ho fatto un caos che non ti dico. Lui che mi avrebbe mordicchiato dietro le quinte, perché eravamo in diretta, quindi figurati come siamo messi, Vincenzo. Male, molto male. Sto pensando che Stefano è proprio un santuomo a questo punto. Molto santuomo, però con un'ape regina come me, capisci? Sì, sì, e con un fratellone come me ha voglia. Allora, Vincenzo, allora, cominciamo molto bene questa nostra serata e volevo quindi ricordare ai nostri radioascoltatori, appunto, dicevamo, no, tornando un attimino un passo indietro, che abbiamo incominciato questa nostra intervista un po' di tempo fa. E lanciavamo quello che all'epoca, insomma, era il vostro nuovo singolo, molto particolare, e ovviamente vorrei, no, collegarmi quando torneremo in diretta, perché lo faremo quindi sia ascoltare per chi ci segue dalle parti streaming in FM, ma anche vedere invece per quanto riguarda la diretta video. Quindi volevo ricollegarmi a quel video proprio per ripartire un po' a quella che è la vostra carriera, il vostro stile musicale, per arrivare invece poi a parlare di quello che è il nuovo CD e quindi la nuova uscita che vedremo veramente a brevissimo, a brevissimo. E quindi, Vincenzo, prima di entrare nel vivo di questa nostra serata di attese distratte, io direi che ci ascoltiamo Gioco Fuoco. Bene, bene, ci siamo appena ascoltati Gioco Fuoco, e nel momento proprio che tornavamo in diretta, perché Stefano mi fa anche questi scherzetti qua, stavo rispondendo a un messaggio di saluti, perché allora ci ha scritto subito il nostro amico Sassà Massarelli di Brixia Channel, che ci dice buonasera, buonasera Sassà, un grande abbraccio. Beh, devi sapere che Sassà è una persona eccezionale, ci conosciamo da un bel po' di tempo e anche lui ci sta seguendo in diretta. Un saluto anche da parte mia, allora. Grazie. E allora aspettiamo intanto i vostri messaggi. Nel frattempo, Vincenzo, appunto, ci siamo visti e ascoltati anche questo brano, che a me è piaciuto subito fin dall'inizio. Che tra l'altro io ribattezzerei in Coprifuoco. Coprifuoco, giusto, giusto, giusto. Ci sta bene, ci sta bene. Ci sta. Anche dell'ometto che se ne scappa dal coprifuoco. Chiaro, chiaro. Poi il bello messaggio, no, perché... messaggio subliminale, attenzione, attenzione. Certo. Quindi dobbiamo pensarci, no? Ecco, allora, questo Gioco Fuoco o Coprifuoco, come vogliamo definirlo. Allora, questa era, dicevo, una dei brani che mi hanno colpito particolarmente fin da subito, no, per la musicalità. Poi quello che ascolteremo questa sera è diverso nella musicalità, ma insomma poi spiegheremo, no, anche il perché. E la cosa bella che mi piace sempre, soprattutto le scelte dei video, quindi di questo personaggio, no, che scappa, a un certo punto si ritrova ricoperto dal colore. Ecco, il fatto del colore, il significato che voi date al colore. Vabbè, in quel caso lì, insomma, si parlava di povertà, no? Cioè delle persone nel mondo, che sarebbero anche la maggior parte probabilmente, che versano in povertà totale. Però nonostante la povertà, riescono comunque a essere più, non lo so, c'è sempre questa immagine del povero felice e del ricco esaurito o stressato, capito? E allora magari in quel caso lì la povertà potrebbe anche generare questi colori interni, interiori, che è l'anima alla fine. E quindi mi è venuto da pensare che probabilmente nella povertà c'è più anima che non nella ricchezza, ecco. E questa è una bella osservazione che vorrei sottolineare, perché è vero, no? Nella povertà a volte c'è molta più ricchezza, sì, perché sì. Non avendo nulla si dà tanto, si dà di più.
È vero, si condivide di più in povertà che non in ricchezza. In ricchezza si tende ad accumulare, no? A diventare più avari, ecco. Invece la povertà non conosce l'avarizia, assolutamente. Infatti. E qui non si tratta di dire no, povertà o ricchezza per quanto riguarda un discorso, diciamo, economico. Ma come dicevi tu, anche l'anima può essere ricca o povera. Certo. A volte in un'anima povera si può dare tantissimo, tanto, tanto di più. Ed ecco forse no, il discorso proprio del colore, di dare quella vita, quello sprint in più, perché la vita è fatta di colori, dove magari un ricco ci vede solo tutto in bianco e nero, o è così o è così. Esatto, diventa più pragmatico, certo, il discorso. Ma poi il gioco fuoco in siciliano significa fuoco artificiale, no? E stessa cosa lì, anche lì abbiamo dei colori, sì. No? Quindi comunque il colore secondo me è fondamentale, perché è energia, diciamo così, no? È una forma di energia armoniosa, ecco, e quindi descrive perfettamente secondo me anche l'anima, proprio in sé l'anima. E questo è bello, perché voi avete questo modo di raccontare le cose attraverso una musicalità che comunque ti rimane in testa, perché questa è la cosa importante, cioè quella cosa che proprio ti fa continuare a ripensare al brano, al testo. E poi ovviamente ricordiamo la parte del testo, quindi la parte, chiamiamola così, lirica, che è quella che ci dà il significato profondo. E come dico sempre, la difficoltà poi, no, perché noi pensiamo sempre alle canzoni come qualcosa che si fa così presto, buttar giù, si scrive, si fa, invece c'è proprio tutto un lavoro molto importante dietro, ne parlavamo anche la scorsa settimana. E lo si capisce anche proprio dal testo e dalle cose che vengono prodotte, perché non è così semplice poi testo e musica metterle insieme. Bravissima. Beh, lo scopo principale comunque è quello di arrivare a tutti, un po' a tutti, no? E quindi secondo me l'orecchiabilità del pezzo è fondamentale, insomma. Infatti. Poi ovviamente diciamo che si lavora solitamente sul... una musica, diciamo così, orecchiabile, e il testo lo lasciamo in un secondo momento, cioè chi vuole approfondire poi si va a guardare il testo, perché spesso nelle nostre canzoni c'è sempre un testo, diciamo così, profondo ma anche triste, con una musicalità gioiosa, ecco, è questo il contrasto interessante secondo me. Infatti. Per arrivare a tutti, cioè questa cosa qua la facciamo per arrivare a tutti, speriamo di riuscirci, insomma. Ma secondo me sì, perché è un qualcosa che ti mette in contatto, la vostra musica vi mette direttamente in contatto con chi vi ascolta, comunque con chi vi guarda in questo caso per quanto riguarda la parte video. Io l'ho apprezzata, amata fin da subito, da quando ho avuto modo di conoscervi per la prima volta diverso tempo fa, e infatti quando ho saputo che avete pronto questo nuovo lavoro sono rimasta subito entusiasta. Ammetto che me le sono ascoltate tutte. Ah sì, tutte? Sì, perché guarda, ho tutto sotto mano, ho tutto. È che giustamente non possiamo togliere la sorpresa ai nostri radioascoltatori, perché altrimenti... Cosa aspettiamo il 28, se no dobbiamo dare un po' di pepe alla cosa, no? Mi fa piacere che tu abbia ascoltato tutto, non lo sapevo. Vedi. Perché il nostro Massimiliano... Max, che un grande Max. Abbraccio, che saluto, è una persona formidabile, ricca di inventiva, e lui ha fatto tutto. Sì, Max è preciso. È precisissimo. Sì. Allora, volevo anche dire una cosa. Voglio anche ricordare quindi il nome di tutti i componenti del gruppo. E poi parleremo anche di una cosa che mi è sempre piaciuta, mi ha sempre entusiasmato, anche altri nomi
che voi avete in più. Adesso io, diciamo, dico quelli classici, va bene? Allora, appunto, tu, Vincenzo, alla voce abbiamo Simon, perché guarda, io con i nomi non è che vado molto d'accordo, Coppolino alla fisarmonica, abbiamo Mario Speziale alla chitarra, Giosuè Parisi al basso e Simone Os alla batteria. Ecco, tu in realtà vedo la scritta di Calogero Focalucci, già questo è un nome, è un programma. Allora, Calogero fu Focalucci è l'anagramma di Lucifuge Rofocale. E chi è Lucifuge Rofocale? Hai studiato? Studia, non lo sai, vai! Lucifuge Rofocale è lo spiritello preposto ai patti ai satanici, no? Che ha creato, diciamo così, la quintessenza della plebe, ecco. È il nostro mentore, praticamente, sì. Lucifugero Focale. Attraverso di me, Lucifugero Focale tira le fila, insomma. Vedi, questa... E quindi schizofrenia da parte mia, quindi... Sì, questo tuo io! io, ego! Questo ego! Questo alter ego! Vabbè. Poi invece abbiamo... Non l'ho inventato io, perché... No, Calogero lo ha inventato il mio ex contrabbassista, perché poi è tramite lui che si è creata questa cosa dei secondi nomi. Ecco. Però hai una faccia un po' da Calogero. Ah sì? Bene, allora ottimo. Dopo un concerto infatti è venuto uno e mi ha detto: ma ti chiami veramente Calogero tu? Sei siciliano? E allora, vabbè. Vede che sono la faccia di Calogero, eh? Vedi, ecco. Poi invece abbiamo Zibonio Berretti, perché vabbè, Coppolino è il suo cognome, allora Berretti Coppola ci siamo, no? Ci siamo, ci sta a pennello. A pennello. Zibonio invece perché lui è di origini siciliane, poi sappiamo che in Sicilia c'è Zibibbo, Movino, e quindi Zibonio è il suo nome, insomma, per... Beh, vedi tutte queste cose buone anche, no? Sì, certo. È una serata perfetta. E peccato che siamo un po' distanti, altrimenti potevamo pensarci magari un piccolo così anche Brindisi, no? Perché no? Zibonio, alla prossima. Sì, alla quindi prossima. Ecco, lo invitiamo anche dal vivo, così poi brindiamo tutti insieme. Zibonio, se sei in ascolto, prepara la bottiglia. Esatto, oppure fotografati proprio con la bottiglia, invia via tutto che noi pubblichiamo, va bene? Nel frattempo io ho pubblicato la nostra foto anche sui nostri social, sai, perché ti ho subito, tac, fotografato. Ah sì, ma qua in video, certo, adesso? Certo, in diretta. Adesso mi sputtaneranno. Ma va, che sei bellissimo! Una beltà! Poi abbiamo Cateno Erbolini. Allora, Cateno Erbolini, perché lui di cognome fa speziali. Esatto. Allora, le spezie che richiamano le erbe, no? Mm-hmm. E non solo perché sono spezie, ma anche perché, diciamo che a Mario, che saluto perché mi sembra che dovrebbe essere in ascolto, anzi in ascolto, gli piacciono anche le erbe, insomma, perché lui è un cultore delle erbe, ecco. Dopodiché Cateno, perché va in giro sempre con il portafoglio legato alla catena, hai presente? Stile punk anni 80, 90, ecco. E lui, allora, cadena de fer, in dialetto, significa catena di ferro, allora Cateno era il nome preciso per lui, perfetto. Bene, perfettissimo. E invece poi abbiamo questo Profezio Pretris, sempre col cognome penso che c'entri qualcosa, no? Allora, no, allora, Profezio Pretris in realtà è perché lui si chiama Giosuè, no? Che è il vero nome di Gesù, Joshua, no? Quindi Gesù, il profeta, allora Profezio. Petris, per quale motivo? Perché la chiesa è stata costruita sulla prima pietra di Petros. Eccolo qua. Ma guarda che
cioè verrebbe veramente da scrivere un libro solo sui vostri solo sì. Ah, perché è mica facile poi star lì a pensarli, a scriverli, cioè ci vuole veramente, diciamo, una mente non manca, più che mente è fantasia questo. E poi abbiamo un altro, che è l'ultimo, Simone Os, Scrimezio Genesio, sì. De Tibia secondo. Allora, Scrimezio perché lui è uno screamer, cioè è uno che urla sempre, cioè sta sempre urlando, cioè tu se conosci Scrimezio tappati le orecchie perché lui grida in continuazione, sempre. Genesio perché gli piaceva questo nome, glielo ho proposto, ho detto mi piace Genesio, e invece De Tibia secondo. Molto Genesi comunque, molto inizio. C'è sempre in realtà un qualcosa che riporta alla Genesi, tra l'altro ho anche scritto un libro sulla Genesi, quindi scusa perché non me lo mandi? Se vuoi te lo mando, ne ho scritti due, uno sulla Genesi e uno sull'Esodo. Ecco, allora vedi, siccome sono cose che mi interessano e le scopriamo stasera praticamente in diretta, almeno io, perché non affrontiamo questa tematica? Perché staremo qua, io penso, 8 ore come minimo. Ah, ma vabbè, ma possiamo dedicarci anche un'altra puntata dedicata proprio esclusivamente a questi testi, perché adesso mi hai reso curiosa. Ok, ne prendo atto. Quindi tanto il mio numero ce l'hai. Ok. Perfetto. Ci possiamo sentire anche dopo. Poi, vabbè, De Tibia, perché lui è di cognome fa Os, e Os qua in dialetto significa osso. E quindi la tibia, insomma, mi sembrava perfetta per, come si può dire, De Tibia secondo, perché c'ha le bacchette da batterista in mano. Sì, e creano il numero secondo romano, ecco. Quindi. No, ma è perfetto. Poi, sai, noi abbiamo pubblicato anche quella che è la vostra foto, no, del gruppo sulle nostre pagine Facebook. E devo dire che siete troppo forti, anche quella che vi è arrivata nel comunicato stampa, siete dei personaggi, cioè siete adorabili. Vabbè, a noi piace mascherarci, piace insomma vestirci strani, entrare nei personaggi, ma soprattutto far entrare il pubblico nel nostro personaggio, che ci piace creare questa bolla insomma nel pubblico, e adesso purtroppo con questo problema del Covid, del distanziamento sociale, bruttissima parola, tremenda. Mamma mia. E non possiamo più farlo teoricamente, allora ho pensato magari di creare un preservativo che mi copra completamente, così posso andare ad abbracciare le persone anche se coperto dalla plastica, però qualcosa da darmi, perché è bruttissima cosa. Cioè, se mi togli l'abbraccio, mi togli il contatto con le persone, io sto male. Ti capisco molto bene, perché poi chi vive a contatto con il pubblico, quindi con una realtà molto ampia, molto grande, viene meno tutto quello che è vita, perché il contatto con il pubblico è vita. Sì, senza dubbio. Poi io non lo so se tu hai mai fatto concerti, oppure... No, guarda, io se mi metto a cantare, detta tra me e te, senza che ci senta nessuno, mi alzo una grandinada, come direbbero qua, che poco basta. Oltretutto senti la mia super voce che ormai è partita in tutti i sensi, faccio l'insegnante, quindi in realtà anche questa parte mi ha detto ciao ciao ormai da un bel po' di tempo. Quindi figurati se canto io. No, ma lascia stare il canto, cioè un contatto con un pubblico che possono essere, non lo so, insegni a chi insegni. Sì, no, io col discorso poi artistico ero abituata anche a girare, no, l'Italia, a vedere tantissima gente quando c'erano i vernissage e queste cose. In un anno mi sono mancati tantissimo, per me è stato un colpo al cuore non avere più questo contatto. Ecco, ha ricominciato pochino, ma non è ancora secondo me quello che c'era. C'è ancora troppo timore, no, in questo momento di avvicinarsi, riaggregarsi, magari con tutte le regole sanitarie del mondo, intendiamoci,
però manca, si sente che si è perso un po' qualcosa. Comunque si è dimenticata la Mariangela anche di dirti che nonostante tutto ha partecipato a dei concerti di musica latina, era in console, eravamo proprio lì dove c'era il gruppo, noi con tutto il pubblico davanti, che stava praticamente, si stava gustando il concerto, stava ballando e noi eravamo lì con loro, e quindi ci siamo, cioè eravamo parte integrante del gruppo poi alla fine. Sì, e quello è stato, ecco, non cantavo, però è stato, però commentavo, è stata in una radio, bella emozione di un gruppo insomma famoso insomma nel Cuba, e quindi sì, ecco. Lì ecco, è una delle esperienze, anche se non sono cantante, è una delle belle esperienze. Allora tu sai di cosa sto parlando quando ti dico l'energia del pubblico? Sì, guarda, sì. E io qua volevo arrivare, perché l'energia del pubblico mi fa tornare la notte fonda a casa e non riesco a dormire. Esatto. Perché sono troppo carico di energia, capisci? Esatto. È stupendo, è come una droga. Esatto. È stupendo. Esatto. Questo che mi manca, che mi ha mancato in questi 2 anni, insomma. Ah, e un altro, è arrivato un altro saluto dal nostro amico artista Agnello, lui ci segue da Cicciano, che è questo bellissimo paesetto della Campania, quindi ciao Agnello, un grande abbraccio, e sai, abbiamo tutti i nostri amici che fedelmente ci seguono ogni lunedì. Aspetta, ma com'è che si scrive sto nome qua? Agnello. A-N-I-E-L-L-O. Ah, io pensavo... CN e di no. Agnello oltretutto è un artista contemporaneo super, lui non è, diciamo, non è un figurativo, però lui è veramente un materico, quindi lui utilizza tutto quello che a volte trova, anche lo riassembla, lo riprepara. E crea delle opere straordinarie, a volte possono essere soltanto tono su tono, quindi bianco su bianco, come è successo in una mostra che abbiamo fatto, oppure addirittura con il giallo e il rosso, quindi ci dà una sensazione molto particolare anche a livello coloristico. E quindi insomma, pittore, insomma, sì, no? sì, artista, quindi sì. E non solo, poi ha fatto anche degli assemblaggi, c'è una particolare scultura sua fatta con delle gambe, interessante, molto interessante. Te lo e si trova su Facebook? Sì, assolutamente, è uno tra, diciamo, i miei contatti, quindi sì, si trova. E quindi salutiamo anche il nostro Agnello che ci sta seguendo. Appunto, dicevamo, questo contatto con il pubblico, no? Che è venuto meno, e in un anno, che non sembra poi neanche un anno, ma molto di più. Infatti io ho detto 2 anni sbagliandomi, comunque. Vabbè, sì, perché poi è un anno e mezzo detta... sì, è tantissimo comunque, tantissimo. Tanto, sì, sì. 28 febbraio, fate 2 conti. Sì, vai, però è devastante. Io uso questo termine, devastante. Sì. Sono d'accordo al 100%, e questo comunque è una dura prova, è stata anche per noi plebei, insomma, abbiamo avuto difficoltà anche a trovarci per le prove, eccetera eccetera. Sì, abbiamo utilizzato insomma alcune volte come si può dire, la comunicazione tipo Skype, così, no? Però non è la stessa cosa, ovviamente. Eh no. Ma Altro saluto da un altro artista, questa volta da Roccaraino, sempre in Campania, da Rosario De Sarno. Ciao Rosario. Aspetta, Roccaravindola? No, Roccarainola. Ah, Rainola. Io conoscevo Roccaravindola. Ah, no. Perché sai che i miei genitori sono campani, no? No. Sì. Tutti e 2 campani, provincia di Caserta. Ah, quindi proprio siamo in tema. Sì, poi io sono nato in Svizzera. E vivo in Trentino, praticamente, guarda, è proprio quadro completo, perfetto. Il mondo, cosmopolita. Comunque, dicevamo appunto, Vincenzo, sì. Questo discorso, no, di quest'anno difficile. Infatti, tutto, no, il mondo musicale ne ha risentito fortemente, no, di questo contraccolpo. Perché anche il fatto stesso, come hai detto tu, no? Questa mancanza di contatto con il pubblico, che nonostante
ci sia la parte social, quindi comunque ci si sia fatti vedere, sentire, nonostante le difficoltà comunque ci si sia trovati per poter produrre comunque qualcosa di nuovo, però ci si sentiva penso un po' incatenati e non vivere liberamente la musica, anche questo cambia anche forse il modo di esprimere quella, sì, che è la propria canzone, la propria musicalità. È vero, anche non lo so, nei rapporti interpersonali, cioè attraverso uno schermo ti perdi la parte fondamentale dell'altro, che è l'energia, cioè siamo sempre lì, l'energia, l'anima, cioè tu la senti se c'è la persona fisica davanti, allora hai uno scambio anche, no? Così c'hai uno scambio, sì, ma solo verbale, e non c'è l'empatia, cioè sparisce il discorso empatico e è un problema enorme. Io per esempio adesso, se fossi lì, sarebbe diverso, capisci? Sì, sì, sarebbe sicuramente diverso. Tu avvertiresti le mie emozioni e io avvertirei le tue. Sarebbe diversa la comunicazione. Più divertente. Porco cane, scherzi, con la bottiglia di Zibibo. Non uscivamo vivi da quella abitazione lì. No. No, però comunque guarda che è comunque un invito, eh. Ok, quando sì quest'estate magari, chi lo sa. Perché no, magari potremmo fare una bella ripatriata. Quest'estate c'è il G20 lì a Venezia, o sbaglio? Dirti la verità, a luglio, c'è il G20. Lanciato un coprifuoco, e quindi preparatevi a stare rinchiusi per praticare. Sì, no, ma guarda, lo sa meglio Stefano di sì, me. Sì, all'Arsenale di Venezia, il G20, a luglio. Se al salvo cambiamenti, sì, a luglio. Esatto. Vabbè. Beh, dai, niente male. O prima oppure dopo, magari. Per me il G20 potrebbero farlo anche in mezzo all'Adriatico, al Mediterraneo, non cambia nulla. Forse era meglio se lo facevano, sì, rompevano le parti. Guarda, di piattaforme qui fuori in Adriatico ne abbiamo 32, quindi possono una delle tante. Perfetto. Perché loro piace in Adriatico, non piace, loro devono andare nella città d'arte, no? Nella città speciale. Certo, no. Ma guarda, che una piattaforma è un'arte, vederli in mezzo al mare. Ma non per loro. Però ricordati che quest'estate, siccome andiamo di montagna, però non diciamolo troppo forte perché sennò sai ho i fans che mi seguono. Guarda che siamo, non è che siamo tanto distanti, eh. È vero, è vero. Una ripatriata si potrebbe anche fare. Valicando, sì, la parte alpina, sì sì, si arriva anche in breve tempo, insomma. Adesso quindi pensiamoci. E viceversa, attenzione. E viceversa. Esatto. Ascolta, allora è arrivato il momento anche di raccontare un po' di questo nuovo lavoro. Sì. Che dicevo, sarà quindi possibile acquistare quindi anche appunto in digital download dal 28 di maggio su tutte le piattaforme. Sì, digital, esatto. Download, quindi un nuovo CD con un titolo da una parola composta, quindi semisterili. Perché semisterili? Tutto attaccato, tra l'altro. Tutto attaccato. Perché? Perché c'ha due significati, no? Tanto per cambiare. Semisterili. C'ha il significato di metà sterile, semisterile, e semi, cioè semenza, sterile. Bene. Perché questo? Vediamo se lo sai. non mi addentro. Perché questo? Perché allora, in un momento, diciamo così, di subcultura alla quale stiamo vivendo, insomma, certo, che cosa fanno i plebei? Fanno i giardinieri, si improvvisano dei giardinieri, wow, e seminano un po', diciamo, di cultura velata, ecco. Cosa succede? Che però purtroppo il campo è sterile, e anche il seme è sterile per un campo sterile, ovviamente non può crescere nulla, però pensando ad un futuro
dove il paradigma sociale viene riscritto o ripensato, è possibile che in un futuro ideale, ecco, il campo torni ad essere fertile, almeno per metà, ecco, e i semi che i plebei seminarono nel lontano 2021, ecco, possano a un certo punto germogliare e dare i loro frutti. Mai dire mai. Mai dire mai, certo, uno ci prova. Perché tra tanti semi, uno è quello che magari appunto dà frutto. A attecchire, esatto, certo. Questo è. E tra l'altro, il tema di tutte le canzoni, di tutte e cinque le canzoni di questo EP, Gioia Amara compresa, perché Gioia Amara è tutto attaccato anche quello, perché? Perché c'è la contrapposizione tra la gioia e l'amarezza. Lo scimoro. Dove l'amarezza è il presente e la gioia è un ideal futuro con un paradigma diverso, insomma. E infatti poi sarà questa quella che avremo modo, insomma, di vedere il video e anche di ascoltarci in anteprima, proprio in attesa dell'uscita del CD. Poi, perché mi interessava, no, proprio il discorso anche del nome proprio delle canzoni, l'Israelita. Sì. Anche qui, anche queste tematiche antiche che ritornano, sì, nuove. Più che altro per far notare che l'israelita non è l'israeliano, attenzione, perché Israele è il nome di Giacobbe che è stato dato da Yahweh. E quindi che cosa succede? Che potremmo chiamarlo il giacobita, ecco, volendo, no? Però israelita ha cambiato nome, Israele. E c'è una scuola di pensiero per cui gli israeliti sono una determinata linea di sangue, ecco, che per conto di Yahweh è stata preposta a governare il mondo attraverso il debito. Prestare denaro a debito. Ecco, questa, cose interessanti. Sì, farà un po' di scalpore, però insomma diciamo che anche il discorso dell'ebreo, no? Cioè non è un discorso antisemitico. Assolutamente, è proprio qua, sta parlando proprio di una linea di sangue precisa, perché se guardi la Bibbia, insomma, combattevano tra cugini, per dirci. Cioè, sì, quindi c'è una fonte storica di per sé. Sì, c'è una fonte pseudo-storica, ecco, perché poi dire che la Bibbia è storia dipende. No, intendo dire ovviamente, perché comunque no, c'è sempre un collegamento, certo, tra virgolette. Che c'è. Non c'è nulla scritto a caso sui miei testi. Esatto, quindi ecco, questa è la cosa, no, che mi premeva a sottolineare, non è nulla fatto e lasciato lì al caso. E poi abbiamo invece questa volta, invece che unire, stacchiamo, perché? Bravissima, è stata proprio molto attenta. Ormai. Perché e non perché, giustamente, brava, brava. Per quale motivo questa canzone? Questa canzone, diciamo che è quasi una tarantella napoletana, questa, no? Sarà. Cioè, ho attinto molto dal napoletanismo, ma ho coniato un nuovo termine. Che figata. Lo manderemo, no, all'Accademia della Crusca, va bene? Sì. Come il discorso di Petaloso, è presente. Ah, esatto, esatto. Il perché, diciamo che parla della morte, no? Però di una morte che non è una morte, in realtà, perché chi ha la conoscenza di che cos'è la morte non si chiede più il per come le cose accadono, ma lo sa già in partenza e quindi vive molto più sereno, no? Cioè la conoscenza ti rende libero da tutti i punti di vista, in tutti i campi. Quindi questo è, secondo me, è anche il seme più importante che dovrà attecchire, mi auguro, insomma. Perché... Ecco, e questo, no, appunto si rifà al titolo del CD. Certo, certo, tutto si rifà, tutto. E questo è interessante, tediosa atarassia. Tediosa atarassia descrive perfettamente lo stato attuale, soprattutto della gioventù. Perché, non so, una sera mi trovavo in un bar e vedevo questi gusci vuoti con occhi spenti e... Anche lì c'è sempre questa sofferenza che ho dentro, no? Per il futuro, ma non mio, cioè dell'umanità, no?
che cioè, o accade qualcosa oppure cioè, siamo in decadenza totale. È vero. E allora mi chiedo spesso, ma perché cioè, si va indietro anziché andare avanti? È innaturale questa cosa, no? Infatti. Che la lingua, cioè si perde anche la lingua, cioè i significati delle cose, no? Ora si parla molto che l'inglese, insomma, è la lingua internazionale, eccetera, eccetera, però l'inglese è molto povera, nel senso, se io dico mi lavi gli occhiali, cioè in inglese potrebbe anche risultare mi lavi i bicchieri. Sì. E quindi cioè, no, non ci si capisce poi a un certo punto e si bombarda. Ecco perché gli americani vanno a bombardare facilmente in giro per il mondo, perché proprio secondo me è anche un discorso di lingua. Sì. Adesso era una battuta, però insomma, certo. La lingua è importantissima, cioè se tu vai indietro nel latino, nel greco c'erano, cioè, era molto precisa la lingua, come il tedesco adesso, insomma dai, il tedesco qualcosa l'ha conservato, però erano precisi e lì non ci si poteva sbagliare, cioè se io comunico questa cosa è questa cosa, cioè addirittura i greci avevano 5-6 tipi di amore, cioè è una cosa meravigliosa questa, no? Adesso invece si risolve tutto in amore, una sola parola che significa tante cose, no? Come fai a farlo? Allora se si perde la lingua, se si va in decadenza con la lingua, si va in decadenza anche con il cervello e con la cultura, ecco perché siamo in decadenza. E io mi auguro insomma un risorgimento culturale, ecco. Ma, questo è il mio augurio. Cioè, me lo auguro anch'io perché vedendo soprattutto le ultime generazioni, sì. E parliamo anche da un punto di vista secondo me scolastico, sono molto critica sulla cosa perché manca secondo me il pensiero critico. Bravissima. Non c'è più. Che boccata d'aria che mi stai dando. Non c'è più il pensiero critico, nel senso che è un po' come quello che succedeva, come qualcuno, non voglio ovviamente fare nomi, ha detto sono degli imbuti da riempire, va bene? Ai. Non è vero, perché tu metti in un contenitore dell'acqua, delle cose, eccetera, ma finisce lì. Sì. Invece deve essere qualcosa che deve quasi esplodere, andare fuori, ricercare, e se l'insegnante non dà più quel seme, ecco, ritorniamo col discorso del seme. Bravissima. Quel seme che fa crescere un pensiero critico, quindi io posso dare un'idea, ma lo studente deve poi dire da quell'idea deve far crescere qualcos'altro, avere quindi l'interesse di spaziare, cosa che non c'è più perché tutto viene fatto su un piatto d'argento, finito là, abbiamo semplificato la cosa, come molti link che ho visto su Facebook, no? Mettono che una volta quando si faceva geometria tutte le cose difficili, oggi colorami l'area. Perché ormai questo no, è il senso. Ecco, comunque manca proprio secondo me questo discorso di pensiero critico, di questa voglia, eccetera. Come ormai anche nel linguaggio, perché anche i giovani soprattutto utilizzano pochissime parole, dove invece l'italiano, sappiamo, è un pupurrì di parole, cioè c'è veramente tantissimo. Però magari, non so, ne usano 5 e potrebbero conoscerne 20. Esatto. Manca poi anche l'abbellimento della lingua, si usa più la parte grezza che la parte abbellita e soprattutto tutti quelli che sono francesismi, inglesismi, perché ormai si è unita e la lingua perde un po', no, del suo, quindi viva Dante, sì. Viva il nostro Dante che quest'anno festeggia i suoi tanti anni. 700. Dai, sono veramente tanti, quindi sono già 700 anni poi di cultura e insomma riscopriamolo un pochino, e se i giovani forse, oppure gli insegnanti facessero riscoprire Dante in maniera bella, perché Dante è meraviglioso, cioè lui ha scritto delle cose stupende, sì, però sì. Bisogna anche sapergliele anche a oggi, come a oggi saperle anche raccontare. Ci vorrebbe un insegnante che, al quale piace far piacere, ecco. Esatto, esatto. Perché c'è una differenza tra istruire ed educare, insomma, certo. E si fa confusione, si crede che educare sia istruire, invece no. Non è così. No, a volte istruire sono solo magari parole vuote messe lì. L'imbuto, sì, è il classico imbuto. Però non diciamo chi l'ha detto, perché molti lo sapranno, quindi non hanno bisogno di... Sai, sono molto critica sulla cosa. La fatalità, parlando di
con questa assonanza di imbuto, insomma, l'ultima canzone è Ubuntu. Ubuntu è mi sa tanto di software. Ubuntu è anche un software, bravo. E infatti è un software utilizzato da Linux, no? Da quel sistema operativo lì. Esattamente. Per quale motivo? Perché comunque l'hanno preso da questo Ubuntu africano, che adesso mi sfugge anche il significato, tra l'altro, ma comunque è qualcosa di umano, cioè nel senso di unione. E infatti questa canzone qui, Ubuntu, è una canzone di speranza, in cui la religione non diventa più un motivo di scontro, ma un motivo di unione, e in cui il pecoraio non manda a combattere le pecore bianche contro quelle nere, ma che diventi tutt'uno, insomma, no? Che diventi una cosa utile a tutta l'umanità intera, senza bisogno di conflitto, perché a cosa serve il conflitto se non a dividere, se non, esatto, a non capirsi, a distruggere l'arte, la cultura, tutto. E quindi infatti, è una parola di speranza, ecco. Infatti più proprio di relazione tra persone, relazione, bravo. Perché se ci si conosce non ci si può fare la guerra. Assolutamente. Perché io so come sei fatta, io non posso entrare in contrasto con te, perché so che a te ti dà fastidio il blu, io non ti presenterò mai il blu se so che ti dà fastidio, capisci? Cioè, è questa la differenza. Però se uno si chiude in sé, nelle sue cose, lì si crea il conflitto. E soprattutto, come hai detto tu, no? E come richiamiamo con quello che è il discorso dell'album, il seme della cultura, che non è un seme sterile, ma che può fiorire. Bravissima. Perché la cultura porta avanti un pensiero che sicuramente è quello del rispetto reciproco, della lealtà. Esatto. Quindi, quante cose che verrebbero fuori, in un'altra ora ci starei qui, Sì, sì, qua ce n'è da dire, insomma, di cose, però ovviamente dobbiamo sintetizzare. Eh beh, certo, però adesso, visto che sembra impossibile, ma è quasi passata un'ora, io non me ne sono neanche resa conto, perché è sempre bello stare in tua compagnia. Grazie. Il video, ecco, noi ovviamente ci ascolteremo tra pochissimo, Gioia Amara, ma il video, allora, da chi parte l'idea, che cosa vogliamo, insomma, dire di questo prodotto musicale? Allora, diciamo che questo video, sì, è il primo che abbiamo fatto in digitale, perché non potendo creare dei video con persone, insomma, perché c'è sempre questo discorso della pandemia, ci siamo affidati a un artista in digitale, Dario Scaramuzza si chiama, al quale ho fornito il testo, le spiegazioni del testo, e lui in assoluta libertà ha creato una specie di animazione, anzi una vera e propria animazione basata sul il significato del testo. Cioè c'è una persona all'interno di un hotel che pensa, potrò uscire, non potrò uscire, ma sì, non ne ho voglia, ma forse sì, ma forse domani, adesso vediamo. Alla fine, che si fa tutte queste mele mentali notturne, si fa giorno e ciao, il treno è passato. E quindi chi si è visto alla fine. Si è visto. Poi comunque diciamo che anche questo si rifà sul discorso dei semi sterili, come dicevo prima, perché esiste un'amarezza del presente, che è l'hotel chiuso, tutto chiuso, e l'idealismo del futuro, cioè uscire, divertirsi, eccetera, eccetera, che è la gioia del futuro. Ammesso che questa, insomma. Dobbiamo essere ottimisti. Dobbiamo essere ottimisti, altrimenti. Se no, come si dice, finiamo qua, nel senso, non avremo più futuro. È vero. Quindi, sì. È importantissimo, secondo me, l'idealismo di un futuro migliore, anche perché ti spinge a fare un qualcosa, no? Volendo. Certo. Altrimenti sei fermo, il motore resta immobile, arrivederci. Cioè, esatto. Non può verificarsi nulla, anche perché prima di creare un qualcosa c'è bisogno di sognarla, questa cosa, no? Perché se tu non la sogni, che cosa crei? Non crei nulla. Esatto. Quindi, diciamo, del passaggio potrebbe funzionare.
Esattamente, allora intanto voglio ricordare ancora una volta ai nostri radioascoltatori che dal 28 di maggio, quindi tra pochissimi giorni, sarà disponibile questo vostro nuovo lavoro. Sì. E potrà essere quindi disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi mi raccomando, acquistate, scaricate, perché è importantissimo per la musica, quindi tutto quello che ha un significato importante, facciamolo condividere, portiamolo avanti, perché questo è uno degli album, secondo me, che ha un peso di quelli di una certa importanza, quindi va ascoltato, va condiviso. Quindi complimenti ancora veramente per il CD Semisterili. Ah, tra l'altro volevo dire, dimmi, che questa volta ci ha supportato, ha collaborato con Guberti Fusaroli, Manuel Fusaroli, che ci ha insegnato molto, abbiamo avuto un buon rapporto di lavoro, di amicizia anche, e quindi anche le sonorità, insomma, sono anche merito suo, le sonorità che troviamo nel disco. Guarda, ottimo, ottimo, e soprattutto veramente salutiamo tutta la squadra che ci sta, insomma, che ci sta dietro. Michele e Emanuele. Esatto, quindi diamo un grosso abbraccio anche a loro. Soprattutto voglio veramente un caloroso abbraccio e li aspetto quindi a Simon Coppolino, Mario Speziali, Giosuè Parisi e Simone Oss, che veramente anche loro sono simpaticissimi, me li ricordo ancora dalla scorsa volta, e insomma rinnovo l'invito, vi voglio tutti a me dispiace interrompermi, ma non abbiamo più tempo. Assolutamente. E noi allora, siamo Vincenzo, già oltre tu il stai tempo. In diretta con me anche dietro le quinte, salutiamo quindi i nostri radioascoltatori in attesa della prossima puntata, e io direi che è il momento di ascoltarci Gioia Amara. Ciao, ciao a tutti i nostri radioascoltatori, buonanotte.